Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo ottavo caso di Miti e Misteri GTA 4. Il caso che andremo a trattare oggi è il caso del Ratman. Ci troviamo precisamente in questa zona. Dovete dirigervi precisamente in questo punto di qua. In questo punto di qua si troverà l'entrata della metropolitana. Eccola qua. You want this to turn ugly? Le stesse macchie che abbiamo trovato nell'ospedale abbandonato. Mi indica qualcosa. Ma raga, cosa c'è qua? You want to live or die? Don't annoy me. Raga, cosa c'è? Sarà un bug. È strano, mi mira qualcosa. E non c'è nulla. E questo è molto strano. Molto strano. Poi giusto giusto. Non c'è più. Non c'è ancora. Poi giusto giusto è in un punto dove è tutto scuro, non si vede nulla. Le macchie di prima si ripetono. Per proseguire di qua ci vuole una moto. Adesso mi procuro una moto e proseguiamo. Adesso, mentre che scendiamo, una volta che ho la moto, posso illuminare quel punto. Vediamo se me lo indica ancora. No, mi sa di no. Quella cosa che mi indicava è sparita. Perché sarebbe stato interessante vederlo con la moto. Thank you.
attualmente non c'è nulla. Mi sta dando l'impressione che stiamo facendo giro giro tondo. Dovremmo raggiungere comunque la zona con la carta. Cosa che non sta avvenendo ancora. Dovremmo essere quasi arrivati, da un bel po' che è già comunque il terminale. Eccoci arrivati.
Nulla, a parte tanti barboni non c'è nulla. Prima di concludere questo caso, poi devo mostrarvi un'altra cosa. Ci vediamo tra pochissimo. Rieccomi, ci troviamo adesso precisamente in questa zona di qua, vicino dove c'è il centro per giocare a bowling. Siamo in questa zona. Sono in questa zona per mostrarvi un'altra cosa. Per chi ha giocato a GTA 4 si ricorderà che qui si sono svolte alcune missioni. Andando in questa casa, nel retro di questa casa, si può trovare questa macchiazza di sangue, questa scia di sangue, che fa intuire che una persona è stata brutalmente uccisa o ferita. E poi trascinata fino ad essere poi essere buttata da questo precipizio e che quindi poi si è schiantata in quelle rocce e quindi poi la corrente l'ha trasportata via. Molti hanno sostenuto che quella persona che è morta qua sia anche collegata alla leggenda del Ratman, ma in verità è anche un fake. Infatti, adesso vi spiego, date un attimo, vi spiego perché non è possibile che sia il Ratman. La risposta è che questa traccia di sangue è collegata a una delle tante vittime del leader di Faustin Batva. E molti sostengono che queste vittime siano collegate a Ratman, ma in verità sicuramente le ha uccise Faustin stesso. A parte questo, durante tutta l'indagine che abbiamo fatto nella metropolitana, non ho trovato niente a riguardo il Ratman, non c'è nessun, non si è sentito neanche un rumore strano, un odore strano, non abbiamo fatto neanche un avvistamento. L'unica cosa che si poteva vedere è che in quella zona abbastanza ampia era piena di barboni. È possibile che comunque, se si corre veloce con un motore nella metropolitana, è possibile vedere anche un pedone tipo in lontananza e quindi scambiarlo anche per una creatura strana. Quindi è possibile che molti hanno sostenuto di vedere quella cosa considerandola il Ratman, ma in verità il Ratman su GTA 4 non c'è. L'unica cosa che resta spiegabile è quella strana cosa che ho mirato invisibile. È possibile che sia stato un bug, un glitch? Non saprei. Sicuramente è una cosa abbastanza strana e spiegabile, ma comunque. Quindi, secondo il mio pensiero, in conclusione, questo caso, questo settimo caso è sfatato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!